questa è la palestra del Danilo Dolci, più classi qui dentro si verrebbe a causare una situazione di disagio madornale. È un edificio abbastanza grande. Però noi non abbiamo l'opportunità per adesso di utilizzare. Qui a Brancaccio non abbiamo palestre che possano essere chiamate palestre. Se noi veramente avessimo la possibilità di realizzare una grande palestra o delle aule anche per noi, io sarei molto orgogliosa. Questo è un quartiere che si sa, ci sono i ragazzi che non vanno a scuola fino a un'età che va fino ai 18 anni, non si fermano tutti alla terza media. Possiamo anche aiutare la società a migliorarsi e possiamo anche migliorare noi stessi. Si possono avviare questi giovani a continuare gli studi e quindi ad avere un futuro migliore. Ci sentiremmo realizzati di aver fatto comunque qualcosa di giusto anche per le altre persone. E possiamo fare qualsiasi cosa, invece di farla in palestre striminzite, stare tutti attaccati e avere anche il rischio di farci male. Ha una potenzialità immensa questo posto e vederli così in uno stato di degrado e abbandono mi fa piangere il cuore. Sua Eccellenza Prefetto Postiglione, illustre signor Sindaco, siamo nella rappresentanza degli studenti del liceo Danilo Dolci e partecipanti a un percorso extrascolastico promosso dalla Fondazione Progetto Legalità Onlus in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia grazie ai fondi del MIUR, svoltosi presso il nostro istituto nell'anno scolastico 2014-2015. La nostra scuola è in un bene confiscato della confisca Iena e non è stata mai provvista di un locale idoneo alla pratica curriculare delle scienze motorie. Antistante al nostro istituto è situato un altro bene confiscato, facente parte della medesima confisca Iena, ma intestato alla società SIBIC Immobiliare SRL. Riguardante beni sequestrati e confiscati, siamo convinti che il possibile uso del suddetto bene gioverebbe alla comunità scolastica, in quanto offrirebbe un luogo appropriato e rispettoso delle norme alla sicurezza dove poter svolgere le attività fisiche in programma. Abbiamo complessivamente 1400 alunni, perché oltre alla sede centrale che è questa, abbiamo anche tre succursali, di cui una a Villa Abate. Ci troviamo a Brancaccio, a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato ucciso padre Puglisi, per cui da questo punto di vista la scuola si trova in una posizione strategica. Vi scriviamo per richiederle di fare destinare al nostro comune il bene confiscato sito in via Fichidindia e adiacente al nostro istituto, per assegnarlo alla nostra scuola con la finalità di poterne usufruire convertendolo in una palestra, data la mancanza di quest'ultima all'interno del nostro liceo. Ci piacerebbe ai ragazzi che ci hanno lavorato tutto l'anno nel progetto che questo locale fosse assegnato al comune e il comune poi lo assegnasse alla scuola, però sappiamo che non è così semplice perché il locale è della società che può farne quello che vuole e che ha anche degli obblighi nei confronti di alcuni lavoratori, per cui mi rendo conto che non è semplice. Però noi ne faremmo un buon uso, ecco, avrebbe una destinazione sociale perché l'idea è poi quella di aprirla al pubblico. Pertanto vi chiediamo di impegnarvi in prima persona, così come per primi abbiamo cercato di fare noi, scegliendo di dedicare del tempo extracurriculare allo studio della normativa antimafia e dell'amministrazione di beni sequestrati e confiscati, unitamente a elementi di cultura di impresa. Ci potrebbero entrarci tante persone. Puoi evitare che magari bambini a 10-11 anni, che tu vedi di solito per strada, siano appunto per strada, e magari puoi farli venire qui. Cercando di coinvolgere la popolazione qua intorno per dire che sta aprendo una nuova palestra, ecco, e
coinvolgerli, io penso che sarebbe la prima cosa da poter fare. Magari alle nostre mamme, anche loro potrebbero venire qui, tenersi più in forma. Grati per il tempo a noi dedicato, vi aspettiamo nella nostra scuola in modo da poter far crescere il necessario sostegno sociale intorno alla realizzazione di questo nostro progetto. Ci piacerebbe infatti continuare il progetto a scuola e lavorare all'idea di rendere la palestra aperta al quartiere. Restiamo in attesa di un cenno di riscontro da parte dei vostri uffici, porgendovi i nostri migliori saluti. Questa struttura è un bene che può fare bene.